Buon sabato a tutti, ben ritrovati con una nuova edizione del TG Blu. In apertura ci occupiamo di cronaca e di un arresto avvenuto in flagranza di reato. Una donna di 40 anni prestava denaro a interessi usurari, operazione della polizia con la collaborazione della vittima. Aveva chiesto un prezzo di 3.800 euro poiché non ce la faceva con la sua piccola pensione ed è rimasta vittima del vortice dell'usura. E quanto hanno scoperto gli agenti della squadra mobile di Foggia, che in flagranza di reato hanno arrestato Anna Ciuffreda di 40 anni, già nota alle forze dell'ordine. La donna è accusata di usura, estorsione e rapina aggravata. La vittima è una donna di 50 anni che vive con l'anziana madre gravemente ammalata e il figlio. Le uniche sue fonti di reddito sono le piccole pensioni che riceveva per la malattia della madre e perché le era morto il marito. Così la donna, per far fronte ad alcune spese, si è rivolta alla Ciuffreda chiedendo un prestito di 3.800 euro. Quei soldi servivano per acquistare i farmaci per la madre e per accompagnarla dal medico. Dopo aver ricevuto il denaro, però, la donna è entrata nel vortice dell'usura. Una vera e propria agonia, tanto che in pochi mesi, nonostante avesse già ampiamente saldato il debito, era stata costretta a versare esattamente il doppio del denaro ricevuto. Una sera, quando la donna ha raccontato alla presunta usuraia che non riusciva più a onorare quel debito, è stata aggredita, presa a calci e pugni dalla donna. Inoltre, l'arrestata si è impossessata delle chiavi della sua automobile e del telefono cellulare. Importante per l'arresto la collaborazione della fondazione Buon Samaritano. Anna Ciuffreda è stata arrestata in flagranza di reato proprio mentre incassava dalla vittima 200 euro, ulteriori interessi per la somma che aveva avuto in prestito. E dunque sentiamo il commento del questore Pier Nicola Silvis e del presidente della Fondazione Buon Samaritano Pippo Cavaliere, invitato questa mattina alla conferenza stampa. Sono due donne in questa vicenda triste, la vittima e il carnefice. La denuncia da parte della donna è stata immediata e si è rivolta alla Fondazione Buon Samaritano. Sono bastati 2 giorni di indagine, la persona è stata tutelata e alla fine siamo riusciti a sottoporre a fermo la persona indagata, l'usuraia. Questo è il segno che quando si denuncia la Polizia di Stato, le forze dell'ordine sono a disposizione del cittadino. E all'interno della scuola mobile c'è un gruppo di persone, una sezione dedicata apposta a tutelare in ogni modo, anche psicologicamente, le vittime di estorsione e usura, che sono reati che stressano moltissimo le persone. Il mio invito è comunque di denunciare sempre questi reati veramente drammatici. È l'ennesima dimostrazione di quanto sia importante la collaborazione da parte delle vittime di usura. Finora non c'è stata una sola denuncia a seguito della quale la vittima si sia liberata dell'usuraio. È la dimostrazione ancora una volta che quando c'è collaborazione lo Stato risponde e risponde veramente in modo eccezionale. In questa circostanza mi preme evidenziare un altro aspetto. Oltre alla professionalità e alla competenza dimostrata dalle forze dell'ordine, quello che mi ha colpito particolarmente è stata la sensibilità con cui la vittima di usura è stata accolta dalle forze di polizia. Cioè si sono fatti carico anche della disperazione in cui versava la vittima. E torniamo ora sull'omicidio Carafa. Non è ancora chiusa l'inchiesta sulla morte dell'anziano di San Severo assassinato. Lo ricorderete, il 14 febbraio scorso, nel corso di una rapina, i carabinieri stanno ora cercando di capire se il bulgaro arrestato ieri abbia agito da solo con la complicità di qualcuno. Bogdanov Yolo Ivanov ha agito da solo o ha avuto dei complici? Magari qualcuno che gli ha detto dove l'anziano nascondeva le chiavi di casa. E poi, quando è entrato nell'abitazione della vittima, sapeva che l'anziano era in casa? Sono alcune delle domande ancora senza risposte sulle quali i carabinieri, che stanno indagando sull'omicidio di Antonio Carafa, il pensionato di 86 anni ucciso il 14 febbraio nel corso di una rapina, stanno ancora cercando soluzioni. Ieri i militari hanno fermato l'autore del delitto, un bulgaro di 36 anni, vicino di casa della vittima, che al termine di un lungo interrogatorio ha ammesso le proprie responsabilità, facendo trovare anche un piede di porco, l'arma molto verosimilmente utilizzata per l'omicidio. Un delitto efferato, messo a segno solo per 200 euro. 200 euro, infatti, il bottino della rapina messa a segno all'abitazione di via Pignatelli, nel centro di San Severo. Ad incastrare il bulgaro anche alcune impronte digitali trovate sull'automobile della vittima.
Gli inquirenti, dunque, nelle prossime ore, cercheranno di capire se il bulgaro abbia agito da solo o con la complicità di qualcuno, così come molto importante risulta accertare se lo straniero, quando è entrato nell'abitazione di via Pignatelli, sapeva che l'uomo era in casa, un'eventualità che potrebbe aggravare la sua posizione. Mi fa piacere che la società civile scenda in piazza e chieda l'intervento del governo, ma gradiremmo che tutti i cittadini, accanto a queste manifestazioni che evidenziano una giusta forma di disagio, collaborassero con noi. Il nuovo appello alla popolazione arriva dal procuratore capo Leone De Castris. Mi fa piacere che la società civile scenda in piazza e chieda l'intervento del governo, ma gradiremmo che tutti i cittadini, accanto a queste manifestazioni che evidenziano una giusta forma di disagio, collaborassero con noi. Un nuovo appello alla collaborazione dei cittadini arriva dal procuratore capo Leone De Castris che, commentando l'arresto del bulgaro per l'omicidio dell'anziano a San Severo, chiede un maggiore impegno alla cittadinanza. Da tempo, ha evidenziato il capo della procura, l'attenzione su San Severo è massima ed è forte l'impegno delle forze dell'ordine a contenere gli episodi di criminalità, ma dall'altra parte ancora poco il contributo della popolazione. Anche la recente relazione della Direzione Nazionale Antimafia ha sottolineato che seppur qualcosa si stia muovendo grazie all'impegno di alcune associazioni, l'omertà è massicciamente presente in molte zone della Capitanata. Ed ecco allora l'appello, l'ennesimo, del capo della Procura di Foggia alla popolazione. Mi fa piacere, ha spiegato, che la società civile scende in piazza e chieda l'intervento del governo, però il nostro intervento è quotidiano e gradiremo che tutti i cittadini, accanto a queste manifestazioni che evidenziano una giusta forma di disagio, collaborassero con noi. Cosa che purtroppo normalmente non avviene. Se ci fosse questo impegno da parte della città, evidenzia ancora il procuratore, noi avremmo risultati maggiori e saremmo facilitati nel dare una risposta di giustizia a queste popolazioni. Ed ora apriamo la pagina dedicata alla politica, partiamo dal Partito Democratico, sono fissate per il 15 maggio le primarie per scegliere il successore di Michele Emiliano alla guida del Partito Democratico Pugliese, lo ha deciso ieri una riunione congiunta di direzioni e assemblea regionale del PD, si tratterà di primarie aperte. Il nuovo segretario regionale del Partito Democratico in Puglia si eleggerà il 15 maggio, lo ha deciso una riunione congiunta ieri di assemblea e direzione del PD pugliese, riunitasi a Bari presso la sede del partito per approvare il nuovo regolamento che normerà la competizione. Non più l'8 maggio dunque come inizialmente preannunciato, considerata la concomitanza con i festeggiamenti in onore di San Nicola, ma il 15 saranno primarie aperte a tutti, iscritti e non. Questi ultimi potranno iscriversi fino al giorno prima della competizione. Nessuna operazione dunque di restringimento del campo elettorale, una mossa che avvantaggia evidentemente governatori e seguaci che possono contare su un esercito di civici. Riaperti anche i termini per la presentazione delle candidature alla successione di Emiliano, che al momento vede in corsa l'europarlamentare Elena Gentile e il dirigente dei Giovani Democratici Stefano Minerva. Proprio Gentile avrebbe permesso che ciò avvenisse senza conflitti interni, messa da parte l'acrimonia di questi giorni. L'intervento dell'europarlamentare infatti si sarebbe concentrato sulla necessità di celebrare un congresso vero, di sano confronto, anzitutto sul futuro del PD e sull'idea di partito che si vuole esprimere nei prossimi anni. Da qui il venir meno di qualsivoglia impedimento all'irrobustimento della rosa dei candidati, naturalmente evitando ai già candidati dell'autunno scorso l'incombenza di una nuova raccolta firme con l'approvazione di un emendamento che consente a coloro i quali hanno già portato a termine l'iter di non doverlo ripetere, dovranno solo confermare la loro corsa entro fine marzo. E c'è chi vede le quotazioni di Minerva sempre per ribasso e lo stesso verso l'uscita di scena, pronto ad accettare altri tipi di candidature per far spazio a candidati emiliani più forti. Le candidature possono essere presentate entro il 31 marzo, si ipotizzano i nomi di Fabiano Amati, Marco Lacarra e Domenico De Santis. Prima del 15 maggio dovranno essere celebrati anche i congressi provinciali e in Capitanata prenderebbe sempre più quota il nome di Lia Zarone, attuale responsabile organizzativa del partito, su cui nome pare ci sia anche il placet di Emiliano. Qui la corsa si giocherà a porte chiuse e conteranno i numeri che ciascuna corrente ha portato a casa con il tesseramento. E ci occupiamo anche di centrodestra, il centrodestra pugliese che ha aperto il tavolo delle trattative in vista delle prossime elezioni amministrative. L'obiettivo è quello di trovare candidati condivisi, non si esclude il ricorso alle primarie, dice il segretario regionale di Forza Italia Luigi Vitali. L'NCD resta ai margini, non è stata invitata.
Il centrodestra pugliese prova a ricompattarsi, le elezioni amministrative sono alle porte e l'intenzione è quella di arrivare a candidature condivise anche in capitanata. Ieri si è svolto il primo tavolo del centrodestra a carattere regionale. Gian Diego Gatta. Certamente anche in provincia di Foggia, nei singoli paesi, dappertutto. Io penso che ci siano tutti i presupposti perché si formi questa nuova classe di governo, perché Forza Italia e tutti i partiti alleati possano passare dal ruolo della protesta e dell'opposizione al ruolo, al ruolo di governo, e gli italiani vogliono un centrodestra unito. Basti scorrere anche le pagine dei social, leggere i commenti sui siti web, tutto l'elettorato moderato ormai invoca la riunificazione delle varie anime del centrodestra. Penso che sia giunto il momento. Al tavolo con Forza Italia c'erano anche i Fittiani e il Nuovo Movimento di Quagliarello, assenti Schittulli e NCD. Gian Nicola De Leonardis risponde così. Al tavolo regione del centrodestra non siamo invitati da un po' di tempo, quindi diciamo la motivazione della nostra assenza è assolutamente questa. Quindi? Quindi diciamo, se uno non viene invitato non può sedersi, quindi nonostante tutto noi comunque saremo presenti nelle elezioni amministrative in tutti i comuni dove si vota con i super 15.000 abitanti con le nostre liste. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti avremo i nostri candidati nelle liste civiche che si rifanno al Partito Popolare Europeo. Il suo amico Cassano ha detto che ci saranno alleanze anche con il PD alle prossime amministrative. Anche in provincia di Foggia succederà questo? Al momento non sembra, diciamo, poi Cassano lo dice a Bari, a Foggia abbiamo visto che Forza Italia fa anche alleanze col Partito Democratico, vedi Vieste, quindi diciamo in un momento delicato e noi dovremmo comprendere anche come si sviluppano le situazioni sul territorio. E sicuramente un elemento di novità nello scenario politico può diventare il cantiere civico, un cantiere che mira a strutturare tutte le forze civiche che in questi ultimi mesi sono venute fuori in un movimento strutturato e capillare sul territorio, che tenga dentro anzitutto i centri più grandi che hanno visto una rivoluzione civica sui loro territori, da Lucera a Cerignola a Sansevero. Possibili cambiamenti nello scenario politico pugliese di Capitanata, non solo centrodestra e PD, si muovono anche i civici, come preannunciata questa testata, a parte il cantiere che mira a creare un coordinamento pugliese di questa frangia politica ormai sempre più numerosa e che nella sola Capitanata conta tre sindaci di grandi comuni, Lucera, Sansevero e Cerignola, contro i partiti, con i partiti, senza partiti. Il titolo dell'iniziativa che si terrà il 18 marzo al Polo Museale Civico di Cerignola con i sindaci Franco Metta, Antonio Tutolo, Francesco Miglio, con il vice presidente della provincia Rosario Cusmai e l'assessore regionale all'agricoltura Leonardo Di Gioia, iniziative che saranno replicate poi negli altri due centri foggiani. Con il presidente Emiliano abbiamo più volte rimarcato l'esigenza di coprire un'area politica che oggi non si riconosce nei partiti classici. Lo stiamo cercando di fare col massimo dell'impegno, soprattutto interpretando più che solo il civismo anche un sano legame con il territorio. Poi diciamo, coordinare questa cosa anche a livello regionale assieme a tanti altri amici consiglieri regionali è una cosa secondaria, se vogliamo dire questo. Cioè, noi abbiamo l'esigenza di individuare un progetto politico, ma lo facciamo per il tramite di queste aggregazioni che sono veramente spontanee e di natura territoriale. E dai territori si levano i primi applausi, lo fa il consigliere comunale di Cerignola Rino Pezzano, che sprona ad un progetto che sia plurale e a più mani per superare, dice, il gap con i territori lasciato dai partiti sempre più in crisi di identità e di rappresentatività. Una nuova pagina politica sta per aprirsi, indubbiamente il cantiere si preannuncia interessante. E chiudiamo ora la pagina politica, ci occupiamo di Conf Cooperative, oggi è stato eletto il presidente, CDA, cambi di guardia interessanti, ma non alla guida perché viene riconfermato Giorgio Mercuri. Conf Cooperative Foggia non molla Giorgio Mercuri, nonostante i diversi incarichi nazionali, l'attuale presidente di Fedagri è stato riconfermato questa mattina all'unanimità a capo della Confederazione di Capitanata per l'11° anno consecutivo. Devo ringraziare soprattutto i cooperatori che hanno voluto ridare fiducia al mio mandato e quindi naturalmente mi accingo ad fare un nuovo quadriennio nell'insegna di dare sempre più sviluppo alla cooperazione della nostra provincia e dare un forte contributo anche a livello regionale e nazionale.
Durante l'assemblea congressuale svoltasi questa mattina presso la Camera di Commercio di Foggia, Mercuri ha invitato tutti a dare il massimo perché, nonostante i primi timidi segnali di ripresa, il segno non è ancora più per tutti. Il contributo forte che possiamo dare è certamente dare fiducia a quei tanti giovani che si vogliono affacciare al mondo del lavoro, che l'obiettivo primario è quello innanzitutto di creare imprese per poter dare posti di lavoro. Non possiamo immaginare un futuro, un lavoro sul nostro territorio se non creiamo le imprese. C'è questa forte necessità, il modello cooperativo è a disposizione, ci sono bellissimi esempi di cooperazione che funziona sul nostro territorio e che dà non solo valore e dignità alle persone, ma dà anche valore alle cose. In Capitanata Confcooperative annovera ben 360 cooperative, 90 nel settore agroalimentare, 83 in quello sanitario, 70 nel campo dei servizi, il resto tra cultura, pesca e abitazione. Oltre all'agroalimentare c'è certamente il sociosanitario, c'è sempre più necessità su territori come i nostri di creare quei servizi dove la pubblica amministrazione non riesce più intervenire, e il sociosanitario è uno di questi. Naturalmente non dimentichiamo settori importanti come quelli della pesca e quelli della cultura, dove certamente si può creare tanta ulteriore occupazione. La conquista della legalità comincia a piccoli passi, si incontrano SOS Imprese di Confesercenti e Change, l'associazione di recente nascita che mira a sviluppare un maggiore senso di legalità sul territorio comunale. Ieri il primo incontro con una serie di associazioni, si riparte dal forum della legalità e soprattutto dalla consulta della legalità ancora al palo al comune di Foggia. La conquista della legalità comincia a piccoli passi e una città a Foggia più legale e con meno degrado è possibile. È il senso dell'iniziativa promossa ieri presso la Confesercenti da Change, SOS Impresa, che hanno messo attorno al tavolo una serie di associazioni per riprendere in mano il filo del discorso da lì dove è stato lasciato, ovvero dalla consulta della legalità e da quel forum propedeutico che contava una serie di soggetti intenzionati a dare un contributo. Io non immaginavo che alla prima riunione ci fosse un parterre dove ci sono varie associazioni di livello in città, io qualcuna la dimenticherò, ma ci sono le ACLI, c'è la Diconsum, c'è il progetto Foggia, c'è la GEDO. Si vorrebbe mettere in campo la partecipazione dal basso alla costruzione di una città dove il degrado e la vivibilità e l'illegalità non la facciano più da padrone. Questo lo dico sinceramente dal basso, perché l'idea di partecipazione, quindi l'idea di poter contribuire e collaborare con quelle che sono le istituzioni, nel caso di specie parliamo dell'istituzione comunale, è un vantaggio non soltanto per chi esercita l'attività governativa, ma anche per chi nella città ci vive. Quindi noi cercheremo di costruire una rete, di fare delle proposte, di far sì che la proposta protocollata sull'istituzione della consulta comunale avvenga, perché quella permette ai cittadini e alle associazioni di dare e di chiedere dei pareri, e se questi pareri poi non vengono ascoltati o recepiti, l'assessore di turno di competenza deve motivare. Noi come SOS Imprese, come Confesercenti, avvertiamo il problema sotto i due aspetti, quindi sotto l'aspetto dell'operatore economico e sotto l'aspetto del cittadino, quindi viviamo la realtà e siamo interessati sotto entrambi gli aspetti a migliorare le cose. Abbiamo la certezza che, abbiamo fiducia ma anche certezza che è possibile migliorare le cose, quindi, ma è possibile migliorarlo se cominciamo a muoverci nel concreto, quindi se individuiamo le singole criticità, se proponiamo la soluzione delle singole criticità, se riferiamo poi, come pensiamo di fare con un libro bianco che faremo poi a fine anno, quello di un osservatorio sulle realtà diffuse con il quale andiamo a riferire quali sono state le criticità segnalate ai vari organi e quali organi hanno risposto e quali organi invece hanno lasciato le criticità così come erano. Ed ora lo sport, attesissimo derby di Puglia tra qualche minuto. Foggia, vediamo qual è il competitor di questa partita. L'ultima volta che il Foggia affrontò l'Andrea al Degli Ulivi vinse 1-0, gol di Lorenzo Insigne al 43esimo del primo tempo. Era il 13 marzo del 2011 ed era l'ultimo Foggia di Zeman, un Foggia che non riuscì, nonostante un organico di grande qualità, pur se molto giovane, ad andare oltre il sesto posto, fallendo anche l'obiettivo playoff. Questo l'11 che quel giorno schierò Zeman, Santarelli, Cone arretrato in difesa per necessità e Regini, Salamon, Torta e Romagnoli, Farias, Burrai, Saula, Ribia e Insigne. Evitiamo volutamente commenti, in tutta sincerità,
possibilità. Non crediamo che il Foggia che manderà in campo De Zerbi oggi sia da meno e dunque auspichiamo che i Satanelli riescano ad emulare i loro predecessori, tornare a casa anch'essi con il bottino pieno e 3 punti che varrebbero oro in ottica lotta al vertice. La settimana post Lupa Castelli è trascorsa tranquilla, la squadra si è ritrovata. Ci sentiamo di esprimere un cauto ottimismo per una partita comunque per nulla facile. De Zerbi ha annunciato novità in formazione, sicuro Lanzaro, probabile Coletti, Chirico forse, tra un po' alle 15 sapremo. Ed ora vediamo insieme che tempo farà. Allora, chiudiamo qui questa edizione del telegiornale, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a lunedì prossimo, arrivederci.